La velocità e la lentezza sono elemento di destrezza, nel senso che per produrre la pienezza hanno bisogno di muoversi nella giustezza del momento che attraversa quello specifico sentimento. È qualcosa che ha a che fare col raggiungimento, che se passa l'istante diventa qualcosa di insignificante, ma se invece viene colto in quell'attimo fuggente, allora diventa cura, medicina sapiente. Ecco che la velocità, la lentezza sono strumenti di pienezza. E vanno seguiti rigorosamente, lasciando completamente che la nostra mente sia silente. Ecco perché, se davvero la poesia deve vivere il suo fulgore, essa va narrata con la bocca del cuore. Arrivano le emozioni. E poi trovano le parole, appunto, se l'espressione è attraverso la bocca del suo cuore. Lì ogni cellula, come un sapiente attore, parla del suo attimo di amore. Ecco che la vera sinfonia si raggiunge quando ogni singola particella trova nella parola la sua stella. Ed è così che poi raggiunge la massima fortuna quando riesce anche a guardare, a puntare alla luna. In questo modo ciascuno è un poeta, come uno spontaneo atleta che si trova a correre e saltare non per gareggiare, ma come un semplice modo sincero di amare, di esprimere la sua fisicità che è attraverso l'anima, con la natura, ha una complicità. E questa meravigliosa sinergia rende straordinaria ogni canzone, ogni liturgia. In fondo, ciascuno a modo suo è poeta se riscopre il modo di parlare in alfa e in beta.